fiume di luci attraversa Piazza San Pietro. Vocazioni e carismi diversi sfilano lungo il sagrato della Basilica per mantenere sempre viva la fiamma della testimonianza del Vangelo. Martedì scorso, intorno al fuoco della parola di Dio, si sono raccolti in preghiera consacrati e consacrate provenienti da tutto il mondo, in occasione del loro incontro internazionale. Giovani che hanno scelto di testimoniare con la propria vita l'insegnamento di Cristo. Lasciamoci sedurre da Lui come nei primi momenti della nostra chiamata. È l'esortazione del cardinale João Brás de Avis, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, con cui ha avuto inizio la veglia di preghiera. Allo sguardo della Vergine ha poi affidato le speranze dei giovani presenti. In questa veglia di preghiera vi invito a stringere la nostra presenza intorno a Maria, Madre di Dio, Madre della Chiesa e consacrata come noi. La sua gioia e la sua fedeltà nel seguire il Signore ci invada di gioia e di fedeltà. Riprendiamo nella nostra preghiera di oggi anche le parole di Papa Francesco: donateci con abbondanza, come un cibo buono che ci sazia in questo anno della vita consacrata. Francesco torna ad offrire a questi ragazzi nutrimento per lo spirito, roccia sulla quale costruire e accrescere la propria fede. Due giorni dopo, in aula Paolo VI, rispondendo alle domande di 3 dei 5.000 partecipanti al convegno internazionale dei giovani consacrati, riflette sull'importanza della memoria, ancora cui aggrapparsi quando il dubbio li opprime. Nei momenti oscuri, nei momenti di tentazione, nei momenti difficili della nostra vita consacrata, tornare alle fonti, fare memoria e ricordare lo stupore che noi abbiamo sentito quando il Signore ci ha guardato. Signore mi ha guardato, Signore mi ama. Memoria. La sera successiva il sagrato di San Pietro torna ad animarsi. Alla danza e al canto si alternano le testimonianze dei giovani che hanno scelto di essere lievito per la crescita di una società più giusta, con i 3 ingredienti che il pontefice ha indicato nel suo messaggio ai consacrati di tutto il mondo: gioia, coraggio e comunione. Quando viene chiesto a padre Damian Maria Montes, missionario redentorista, quale dei 3 pensa sia il più urgente da accogliere, la risposta è stata immediata. Para mí la más difícil es la alegría. Secondo me la più difficile è la gioia che nasce dal cuore, la gioia che nasce dal Vangelo, dalla fede. Ci sono molte persone che sorridono falsamente. Oggi il mondo ha bisogno di gioia, della gioia del cuore. De alegría, alegría del corazón.